Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, Eccoci a un nuovo appuntamento uh, di storia, possiamo definirlo, ecco, questo sull'agenda 2030. Nel primo episodio abbiamo fatto un'introduzione generale uh, su quella che è stata la storia, uh, da dove è partito, ecco, da dove sono partite queste idee e da chi, soprattutto. L'abbiamo fatta col professor Mario Giannacone che oggi è di nuovo con noi. Salve professore. Salve, buongiorno e eh, buongiorno anche a chi ci segue. Bene, col professor Giannacone, appunto, visto anche l'interesse che è stato suscitato da questa prima puntata introduttiva, abbiamo deciso di eh, analizzare quello che è stato eh, il Club di Roma. Il Club di Roma, come abbiamo visto nell'introduzione, in è stato all'origine, o comunque sia, eh, è stata quell'organizzazione. Quell Uh, il professore magari ci spiegherà meglio anche in, in, più in dettaglio che cosa era quell'unione ecco, di persone da cui sono, mh, come dire, si sono definite determinate linee guida da seguire ecco, professore eh, intanto le chiedo di condividere il powerpoint che lei aveva preparato che comunque sì, già... esatto. eh, questa è una una presentazione che ho già utilizzato in una situazione simile e, che racconta un po' la storia di questo club di Roma che è all'origine dell'ambientalismo dell catastrofista e eh, di molte delle strutture, almeno come, come orientamento e come ispirazione, che oggi ci stanno eh, rompendo eh, la serenità, ecco, diciamo così. Vediamo un pochino qual è la storia di questa, di questa istituzione, di questa organizzazione che esiste ancora oggi. E che è eh, all'origine di eh, idee che poi sono state consolidate anche da altre istituzioni, come il World Economic Forum, come l'ONU e altre ancora le varie ONG che lavorano eh, in questi campi. Allora, ehm, all'origine eh, di, di questa organizzazione, che si chiama Club di Roma, c'è questo singolare personaggio che si chiamava, che si chiamava Aurelio Peccei. 1908-1984, che è un personaggio piuttosto misterioso, nel senso che eh, pur avendo ricoperto dei, dei ruoli molto importanti, ad esempio nella Fiat, eh, pur essendo stato un tecnocrate di altissimo livello, mh, si sa molto poco su di lui e non esistono fondamentalmente biografie. Come sempre i personaggi più potenti, più importanti, questo lo dicevano già alcuni scrittori francesi come Flaubert, come, come Dumas, come, come Balzac, eh, non si, non si, sono come dei fantasmi, cioè della, della loro vita non si, sa, non si sa molto. Comunque sappiamo che nacque a Torino nel 1908, che fu avvocato e che eh, nacque in una famiglia di, eh, diciamo della buona borghesia torinese. Eh, crebbe in un ambiente a tradizione cattolica e lui eh, sostiene che eh, proprio per essere cresciuto in un ambiente di tradizioni torinesi cattoliche, si è convinto delle sue eh, della, della, della bontà della scelta laica, della scelta non religiosa. E eh, vabbè, questo fa parte un po' del, del gioco. Il club di Roma, vediamo in alto a sinistra il simbolo del club di Roma. Che abbraccia tutto il mondo, eh, Roma in quel caso è al centro, ma questa è un'illusione, perché in realtà il club di Roma ha sempre avuto eh, la sua, eh, il suo centro a Ginevra, in Svizzera. Perché si chiama club di Roma. Si chiama club di Roma, ora lo vedremo perché la sua prima riunione è stata fatta a Roma. Queste sono altre poi delle organizzazioni che eh, soprattutto negli, negli anni successivi hanno molto lavorato per portarci diciamo, alla situazione in cui siamo. Io ne ho citate alcune, World Economic Forum naturalmente, la London School of Economics che è uh, un'emanazione della Fabian Society, l'Eiselen eh, di cui sarebbe utile anche parlare. Eh, e a Stanford University eccetera eccetera eccetera, e naturalmente la massoneria allora eh, Pec eh, Peccei aveva Peccei si sì, è quello vediamo no? in alto a sinistra era un signore molto simpatico <ride> ci sono molte interviste, non moltissime ma insomma un po' di interviste su di lui, eh, a lui degli anni 60 70 e eh, eh, poco oltre, eh, che ce lo mostrano come una persona eh, molto simpatica che sa parlare con i giovani, che parla pochissimo di sé. Lui diceva di essere stato influenzato soprattutto da Jean Monnet. Jean Monnet è un personaggio centrale nella costruzione dell'Unione Europea ed era un fautore di eh, coalizioni sovranazionali, l'ho scritto qui sotto, formate da elite politiche illuminate, da una cerchia ristretta di esperti, da gruppi di interesse che avrebbero potuto fornire il sostegno necessario allo sviluppo e alla diffusione del progetto comunitario. Jean Monnet, eh, anche lui eh, personaggio sia centrale sia avvolto diciamo un po' da una nebula. Di, di mistero, non, non come Peccei portava un'idea tecnocratica cioè di governo dei tecnici o tecnocrati eh, che in realtà era molto diffusa nella eh, cultura eh, politica eh, europea e soprattutto inglese sin dalla fine dell'ottocento inizio del novecento, poi se vogliamo possiamo anche andare più indietro, però diciamo che okay, i personaggi centrali di quest che hanno eh, come dire, condensato questo pensiero li troviamo agli inizi del Novecento e uno era Herbert George Wells, il quale diceva in futuro l'Europa, il mondo dovranno essere governati da una classe di samurai, lui li chiamava così, samurai, cioè persone illuminate, persone capaci, persone um, potenti che dovranno decidere per tutti. Eh, Klaus Schwab, che vediamo in quella stranissima Mise che ce lo fa sembrare un personaggio di Star Trek eh, o di Stargate eh, lì in basso, eh, dice, ha detto eh, espressamente più volte di essere di considerarsi un figlio spirituale di Aurelio Peccei e di considerare la sua opera una continuazione di quella di Aurelio Peccei, dove ha sede. Eh, il eh, Club di Roma? Beh, ha sede a Winterthur, quindi si chiama Club di Roma e a Ginevra, si chiama eh, Club di Roma, ma la sua sede è in Svizzera. Quindi questi eh, sono quei piccoli inganni eh, di cui ormai dobbiamo, eh, diciamo, un po' a cui ormai siamo abituati, no? ci, ci parlano di Roma come se molto si decidesse a Roma, come se fossimo importanti ancora, ma in realtà eh, come il World Economic Forum, il Club di Roma ha la sua sede centrale eh, in una località della Svizzera. In questo momento, ehm, diciamo, due co-presidenti del, del Club di Roma sono queste qui, queste, sono quasi tutte donne ormai. Perché, per la, perché uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 è la eh, parità, no? Le quote rosa. Le eh, quote rosa che però stanno diventando soprattutto rosa, <ride> il blu sta sparendo. Comunque, ehm, eh, vediamo che una delle vice presidenti del club di Roma attuali, Dixon de Cleve, Sandrine Dixon Le Cleve, una francese, è anche dentro al board World Economic Forum. Questo per dire che tutte queste strutture che sembrano separate eh, sono in realtà eh, fo fortemente intrecciate, fortemente intrecciate, in, in un modo che eh, forse ancora non si immagina. Lo stessa, stesso famoso Bilderberg eh, non è altro che eh, un club di persone che appartengono sia al Club di Roma che al World Economic Forum. Quindi sono, sono sempre gli stessi. Eh, Aurelio Peccei eh, si laureò in economia, con una tesi. Quindi, io, qui ho queste grafiche che penso possano essere utili, no? a capire un po'. Eh, una tesi sull'economia politica di Lenin nel 1930. Quindi lui era molto interessato alla, diciamo, ai, tipo ai piani quinquennali, era molto interessato alla. Eh, All'internazionalizzazione di certe scelte, che, che in, in questo caso eh, leggeva e studiava nel, nel caso di, eh, appunto di, di Lenin, poi viaggiò eh, alla Sorbona e poi in Unione Sovietica. Ecco, allora questi sono i classici profili di personaggi di altissimo livello che non hanno eh, barriere. Cioè, che si formano un po' in area inglese, un po' in area francese, un po' in area ex sovietica. E questo è molto interessante, perché <coughs> dimostra che certi poteri non hanno uh, confini. Entra in Fiat nel 1927 per la sua conoscenza del russo. C'è anche il dubbio che Aurelio Pecè, in realtà, sia uh, di origine russa, cioè sia stato un russo che. Uh, ha Cambiato nome così, così si viene, viene detto. Anche se esiste una famiglia Peccei nell'Ottocento a Torino, io ho trovato delle genealogie, non si riesce a risalire a lui. È un nome rarissimo. È un nome rarissimo. Eh, sembra un nome quasi modellato su, su qualcos'altro. Ecco, inizia questa missione in Cina per la Fiat come direttore dell'operazione dell'industria aeronautica di Nanchang, cioè lui praticamente organizza l'aeronautica del, del governo eh, cinese eh, del tempo, cioè quello non comunista. Eh, può sembrare inutile fare queste, cioè, partire da lontano, ma in realtà è utile perché si, si comprende poi anche la caratura del personaggio ed è anche un, um, un uh, discepolo uh, di Luigi Acampora, che, eh, anzi, che poi è stato un suo collaboratore. Quando torna nel 1944, ecco, teniamo conto che nel 1927, cioè quando fa queste, questi, questi lavori in Cina, organizza l'aeronautica del tempo, era fascista. Nel senso che eh, è il governo fascista che lo invia, quando torna, come molti altri, fa il lavaggio e eh, si fa il passaggio eh, attraverso una formazione partigiana, mh, in questo caso giustizia e libertà. In modo, che possa in modo che possa essere presentato dagli alleati come una persona eh, pulita che ha fatto la sua, la sua resistenza, era contro il fascismo, eccetera, eccetera. In realtà sono dei tecnocrati che sono al di, al di sopra della politica. Questo è vero anche per un personaggio in realtà positivo, che è Enrico Mattei, di cui ho parlato lungamente in altri casi che ha fatto un percorso simile, eh, tranne che Enrico Mattei eh, lavorò eh, per il bene dell'Italia e non per il suo male. Alla fine della guerra, eh, come, come Mattei, quindi in questo senso i due personaggi hanno eh, degli aspetti simili, fu coinvolto nel processo di ricostruzione dell'Italia, occupandosi di svariati affari nel pubblico e nel privato. Che cosa significava questo? Significava entrare. Nei gangli del progetto Marshall del Piano Marshall. Il piano Marshall significava che gli Stati Uniti aiutavano l'Italia a ricostruirsi in cambio di eh, cessione fondamentalmente di, eh, di sovranità in molti campi, anche economico. E, e lui è uno dei fondatori, fondatore comunque dell'organizzazione della Litalia. Come capiamo insomma l'importanza. Nel dopoguerra diventa anche il presidente di questa grandissima società, allora grandissima, che era la filiale sudamericana della Fiat. Quindi si trasferisce in Argentina, dove resta per un bel po' di anni, la dirige per vent'anni, quindi fino alla, alla, alla fine degli anni Sessanta, con frequenti viaggi in Italia. E questa Fiat Concord, così si chiamava 1949 la fondazione. Questa è la sede. ecco Come vediamo, erano delle, delle, delle la Fiat era una potenza eh, a tempo. Prima che ci sia stata in modo molto, molto eh, abile scippata, perché adesso la Fiat non si sa più che cos'è o dove sia, comunque non ha più sede in Italia. E ha chiuso gli stabilimenti. La Fiat era eh, qualcosa di, di, di straordinario al, al tempo in cui eh, lavorava in Italia. E lui lì eh, si occupava di veicoli eh, industriali. Poi fa parte dell'Intal Consult, che è una uh, joint venture fra i più famosi marchi italiani. Quindi è una. Uh, sorta di eh, alleanza tra eh, marchi imp importanti, tra cui anche la Montecatini che faceva parte del, del gruppo dell'ENI, eh, la Fiat, la Innocenti e altre. E questi davano eh, consulenza eh, ingegneristica a paesi di via di sviluppo con dei progetti di altissimo livello. Cioè questa era l'Italia che, eh, stupendo gran parte del mondo, Stava alzando la testa, eh, grazie anche, sicuramente Pecei qui ebbe un ruolo eh, importante, interessante, eh, ma eh, grazie anche e soprattutto a eh, Mattei e al fatto che ci, pro ci procurò. Eh, eh, diciamo dell'energia a basso costo, il contrario di quello che sta succedendo adesso. A un certo punto, eh, Peccei diventa filantropo, eccolo lì con la classica eh, postura eh, possiamo dirlo massonica, di solito questi sono dei segni no? eh, di riconoscimento. Eh, io mi metterei così, a volte magari mi può capitare, però eh, non si sbaglia eh, quando ci sono questo, questo tipo di, di, eh, di fotografie con questi segnali le fotografie vanno sempre interpretate e, ecco lui dice che eh, in, in Argentina, anche durante gli anni di Perón questa è Evita Perón e quello è il eh, marito, il regime di Perón il regime populista no? cosiddetto di Perón Beh, lui lui vede le, dice che d'improvviso vede la povertà. Quindi eh, a un certo punto, della sua, è ancora abbastanza giovane, su, sulla sessantina, vede, eh, vede la povertà e allora diventa filantropo. Prima di diventare filantropo, però, Lecei fa a tempo, quindi qui siamo a circa 56 anni, eh, diventa amministratore delegato dell'Olivetti e sotto la sua direzione l'azienda che anche questa era un fiore all'occhiello dell'Italia. Qui ci allarghiamo un po' però per capire un po' anche tutta la questione bisogna farlo. E eh, quando lui entrò gestì la vendita di alcune divisioni dell'Olivetti che andavano molto bene. L'Olivetti è stata una delle che hanno inventato il personal computer, questo dava molto fa fastidio ai nostri alleati, e lui ha gestito la, eh, il passaggio di eh, divisioni della Olivetti alla General Electric, e quindi eh, inizia la dismissione dell'elettronica eh, italiana, dell'alta dell elettronica italiana del computer soprattutto, e, e lì resta per, eh, per qualche tempo, per tre anni. Va bene, qui lo vediamo insieme ai potenti d'Italia del tempo, fa parte dell'Accademia nazionale dei, 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 licei, dei, dei licei, E poi, attorno alla eh, fine degli anni 60, tra il 65, il 66, il 68, in una serie di conferenze, in una serie di incontri che lui ha con questi personaggi, che sono lo scienziato Alexander King, l'ingegnere Timan, lo scienziato Jansch e Il diplomatico braccio destro di Jean monnet Marc Constman, comincia a dire a pensare che probabilmente il mondo sta arrivando ad una, uh, ad un, um, ad una catastrofe, perché manchera, mancano, uh, perché la popolazione sta aumentando troppo. Ecco, comincia qui, eh, diciamo, l'ossessione depopolazionista. La uh, sta aumentando troppo, uh, e ci si potrebbe trovare in tempi non lontanissimi a mancanza di energia, a mancanza di uh, cibo, e, um, e quindi a una situazione uh, catastrofica di uh, guerre e di uh, appunto di, uh, di rivolte. Questa lui la chiama la problematica. Ecco eh, quindi mh, la problematica è l'intreccio dei vari problemi globali moderni. A Washington, nel 66, suggerisce di promuovere uno sforzo collettivo di tutti. E dice: mettiamoci tutti insieme, cerchiamo di creare delle strutture sovranazionali che possano eh, portarci a eh, delle decisioni eh, concertate fra stati fra associazioni e fra istituzioni eh, sovranazionali. Questo ci porterà all'agenda 2030 e ci porterà a Schwab e a tutti gli altri. Cioè nasce qui, no? Questa... Nasce prima in realtà, perché già le, le, senti, le sentiamo dire da Wells, le sentiamo dire da, 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 da Julian Axley, sentiamo dire da, altri, da Toynbee, da altri personaggi, però... Qui siamo alla fase esecutiva, è quasi come se in questo momento decidessero di mettersi insieme e di quasi sì. palesarsi, ecco, palesare nel le intenzioni. Esatto, perché siamo nel dopoguerra, il clima è giusto, il clima è un clima ottimistico e loro dicono cerchiamo di restare in questo benessere che ci siamo creati. Professore, volevo fare un attimo anche qui una, una domanda che mi è capitato spesso di porre in, in, vari, eh, in, vari, in varie interviste parlando di vari temi. Quando decidi di fare, metto nei loro panni, ecco, decidi di fare, di attuare un piano del genere, tu soprattutto a, a un'età come quella che poteva essere la loro, ecco, non sono più giovanotti, mi sembra di capire. Tu sai che non vedrai la fine di questo, di questo piano. Certo, ecco. certo, certo, è, certo. È, è sta proprio quasi lì il maggiore dei mali. Tu io credo certo. che po, po, come dire, adesso non possiamo entrare nella mente di queste persone, ma per quanto si possa essere deviati, eh, io non credo che loro pensassero di fare il bene facendo questa cosa. Il bene delle persone, se non altro. Ma eh, qui entriamo in quello che Manzoni chiama, cioè qui i promessi sposi, quel eh. guazzabuglio, nel cuore umano. Eh, magari Peccei pensava di fare il bene, eh? cioè, io non, non escludo che Peccei nella sua ideologia eh, appunto tecnocratica e anche massonica, sicuramente... Eh, non, non fosse in quell'ordine di idea per cui io, io comincio un progetto, eh, non vedrò la fine, però lo avvio e, e quindi quando chiuderò gli occhi sarò sereno di aver avviato un progetto positivo per l'umanità. Cioè, probabilmente, eh, allora, infatti, lui cosa fa? Gli vengono questi dubbi no? che lui chiama la problematica e riunisce questo gruppo di scienziati. Del MIT, Massachusetts Institute of Technology, che è quasi sempre dentro no? queste cose sì. eh, di Boston e eh, prende questi, questi personaggi, tra cui Forrester, che è il fondatore della dinamica dei sistemi, cioè quella, quella, diciamo, quella disciplina che dati alcuni, alcuni fattori può cercare di. Eh, Anticipare quali saranno gli esiti futuri di sistemi complessi e il sistema complesso è il mondo. Quindi eh, unisce questi, questi persone, c'è una prima riunione a Berna nel 1970, poi ce ne sono delle altre, e ehm, eh, prende questa, per esempio questo giovane, eh, questo giovane Dennis Meadows, questo professore che è in mezzo, la moglie. Eh, che è quella che è ancora viva quella lì in mezzo ancora viva ed è in giro a far danni eh, e gli altri e, eh, e gli dice sentite che c'è as, assolda e gli dice cercate di farmi capire che se, se la situazione continua così cioè la popolazione aumenta la produzione non aumenta come dovrebbe aumentare eccetera 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 cosa succederà nel futuro e che cosa possiamo fare per evitare uh, la catastrofe catastrofe perché si comincia a parlare di catastrofe eh, naturalmente mh, ecco adesso lo vedremo eh, cosa succede allora innanzitutto viene eh, pubblicato questo, questo testo che si chiama i limiti dello sviluppo che è fondamentale per capire quello che sta, che sta succedendo ancora oggi è un best seller viene tradotto in 30 lingue, vende milioni di copie, viene distribuito a tutti i potenti ed è uno studio per eh, capire quali potrebbero essere gli scenari futuri. A colpire il grande pubblico leggo qui, eh, è stato uno degli scenari, sono proposti vari scenari, cioè se facciamo qualcosa subito, cosa potrà succedere fra 50 anni. Se non facciamo niente, cosa potrà succedere fra 50 anni. Se facciamo qualcosina, cosa potrà succedere. Quindi vengono proposti dei scenari 5, dal peggiore al migliore. E poi quello più probabile. E quindi eh, le singole crisi, per esempio la crisi della, uh, diciamo, uh, alimentare, viene considerata come un sintomo di una crisi globale. Quindi bisogna, si comincia a dire che dobbiamo prenderci cura del pianeta, con eh, lo sviluppo e l'implementazione di progetti ecologici eh, e di trasformazione eh, dell'industria. Ecco, come vediamo, questo I limiti dello sviluppo: rapporto del System Dynamics, del gruppo dei sistemi dinamici del Massachusetts Institute of Technology, per il progetto del Club di Roma, qui è stato finanziato dal Club di Roma ha eh, eh, la prefazione di Aurelio Peccei in questo caso viene eh, pubblicato in questo caso italiano viene pubblicato dalla Mondadori eh, questi sono i, eh, questo è impressionante secondo me è impressionante perché ci sono, ci sono altri, eh, altri, altri diciamo, casi mh, scusate altri schemi eh, perché poi è stato aggiornato nel tempo ma comunque eh, loro prendono esame, in esame queste, eh, queste variabili mh, nel tempo in cui iniziano lo studio, cioè fine anni 60, inizio anni 70. Le risorse disponibili: il cibo per capita, cioè per persona, la popolazione generale e la sua crescita, la produzione industriale per capita e l'inquinamento. E in base a uh, le uh, Diciamo, i correttivi più o meno eh, importanti che vengono messi in, in campo, loro cercano di calcolare cosa potrebbe succedere nel, nel, appunto nei decenni successivi. Questo è il modello eh, World 1, cioè il modello considerato più probabile, che pone una crisi globale sistemica attorno al 2020. Se noi facciamo, eh, noi vediamo sotto ci sono le date, non so se si vedono, comunque non sono nascoste. Eh, attorno al terzo decennio del ventunesimo secolo, secondo loro ci sarebbe stato una crisi di, un punto di non ritorno, cioè una crisi, l'innesco di una crisi, e il punto di non ritorno sarebbe stato raggiunto circa nel 2030-2035. Quindi noi vediamo che già nel 1970, si citano delle date che oggi noi conosciamo bene. Eh, queste sono delle previsioni. In realtà poi eh, si è visto che eh, loro non, non avevano tenuto conto di, molte, eh, di, di molti fattori, ad esempio l'aumento della produzione, eh, della, eh, del miglioramento della produzione di cibi. Uh, il fatto che molte popolazioni iniziassero in realtà a, a, ad avere un declino demografico, le popolazioni europee, quella italiana, ma anche quella cinese. Stava aumentando, allora adesso è arriva, ha, ha iniziato a diminuire. Ecco qui: vediamo una, uh, uh, diciamo una, un aggiornamento del 72 perché quell'altro del 70 che ci dice che nel 2030 quindi è del 72 questa è del 72 è stata aggiornata lì si vede The Limit of Growth 1972 versione aggiornata eh, il declino che segue un, un collasso economico è posto all'incirca nel 2030 agenda 2030 arriverà da lì quindi eh, Adesso non stiamo a spiegare qui il eh, grafico cosa, 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 cosa indica. Indica perché vediamo che ci sono delle linee eh, diciamo, tratteggiate e altre non tratteggiate. Perché loro dicevano: se noi subito iniziamo a eh, imporre, imporre addirittura delle, eh, dei correttivi, magari ecco, la data si sposta, se non lo facciamo, viene un po' prima però. La, diciamo il, lo scenario più probabile era il, il, il 2030 ora si può anche dire che 2030 sia una data perché no vedete 2010 2050 circa 2003 poi essere 2025 2003 comunque il decennio è questo professore anche qua un'altra osservazione ecco questo modo di pensare questo modo superandi è prettamente materialistico Prettamente, eh, assolutamente lontano da, da Dio, assolutamente lontano da una religione sì, sì. che eh, crede ecco, nella provvidenza e nell'autoregolazione nell comunque di un sistema che eh, è in essere da migliaia di anni, e che non si sa come entro 50 anni dovrebbe collassare. Certo. Ecco, mh, certo. Non so, anche questo potrebbe essere un fattore che. Mh, insomma, deriva da una certa uh, secolarizzazione della società, eh, soprattutto ai vertici, ecco. Totale secolarizzazione, del resto Pecce lo ha detto, io sono cresciuto in un ambiente cattolico, non sappiamo se sia vero, però lui l'ha detto e quindi mi sono <ride> convinto che eh, la verità sta da un'altra parte. Uh -huh. E lui l'ha detto, insomma, no? I signori della, della, del gruppo del MIT non sappiamo, comunque sono degli scientisti, Alcuni saranno anche persone valide, no? Questa, questa, questa Midos che è ancora in circolazione, quando la senti parlare, quando si sente parlare, diciamo, sembra una versione molto più raffinata di Harari. Mm. Comunque, ecco, sì, eh, sicuramente è una visione totalmente orizzontale che non crede nella possibilità del, dell'essere umano di autoimendarsi, come è sempre stato, perché comunque le, la, le regolazio, la regolazione, l'autoregolazione delle popolazioni è una costante storica, non è... Certo, Qui... sì, siamo a livelli totalmente diversi da quelli del passato, questo è indubbio, però, ovviamente, sì. noi conosciamo anche le menzogne che ci vengono dette sul clima, sul, sì, sulle sì. eventuali crisi. Ma al netto anche di questo eh, ci può stare il ragionamento: insomma, che noi siamo stiamo effettivamente aumentando di numero, eh, ci sono città decisamente, sì. oggettivamente sovrappopolate. Però, insomma, lo, spazio, lo spazio sembra essercene sembra esserci neanche tanto. Quindi vorrei semplicemente non voler risolvere il problema alla radice, ma cercare soluzioni che portino ad altri problemi, ecco, questo sembra un po' il Certo, infatti due cose si possono dire che ci sono delle città sovrappopolate sicuramente perché eh, abbiamo assistito ad un urbanesimo un terzo, un quarto urbanesimo eh, con la creazione di megalopoli. E però ci sono delle zone immense che, no, che non sono popolate nel nord del mondo, nel sud del mondo, ovunque. Eh, ma insomma, io stesso girando per la, per la, mi capita di girare, mi è capitato di girare per la Francia, mi è capitato di girare per l'Italia. Mi è capitato di girare per l'Inghilterra. Mi è capitato di girare per altri paesi anche per gli Stati Uniti. E mi ricordo di viaggi, eh, ancora abbastanza recenti dove per ore non incontravo anima viva, cioè non è vero che il mondo è sovrappopolato. Per quanto riguarda la, eh, il riscaldamento globale che adesso è diventato cambiamento climatico, eh, fino a, a, quest anni, a questi anni qui, 70, 71, 72, si parlava di raffreddamento climatico, non di riscaldamento. Io ho ancora dei, ho trovato dei libri. Dove si parla di questo rischio della, del raffreddamento perché secondo gli scienziati la nuova, una nuova glaciazione è sicura. Quando avverrà? Avverrà fra un po', non si sa. Avverrà. Il riscaldamento è una fase intermedia che può essere dovuta a cause naturali eh, e comunque la correlazione con il riscaldamento di, di origine antropica, cioè umana, non è. Fatto provata, non lo dico io, lo dicono fior di scienziati, migliaia in tutto il mondo. Forse l'avevamo già detto. Certo, sì, sì. Ecco, eh, e poi la terza cosa che si può dire è che eh, è un gruppo piccolo di persone non elette via questi criteri agli stati e a organizzazioni non elette, perché ormai non sono più elette. Eh, come l'Unione Europea, ad esempio, perché l'Unione Europea non, non, di fatto non è più un, democratica: nel, nel senso che le commissioni che vengono nominate non sono nomine, politi sono, sono nomine politiche, ma non sono, non sono elettive. Allora il fatto che piccoli gruppi di persone decidano per tutti, questo assolutamente non va bene. Ma oh, professore, qui anche scusi se lo interrompo, però vorrei fare un appunto proprio no? perché. Magari non ci rendiamo conto anche di questo fattore perché sembra distante da noi il fatto che le persone non siano lette. È come se, uh, è come se a dirmi che scuola io debba fare non sia. In un certo senso non mi consigli se non altro mio padre o mia mamma, ma sia un estraneo che io non ho mai visto e che mi dica no, tu devi fare eh, l'avvocato, non devi fare eh, il medico. Ecco, questa cosa noi non la prenderemo mai neanche in considerazione, però noi ci facciamo tranquillamente, o, o comunque la maggior parte delle persone, dire in che direzione il mondo debba andare da persone che eh, non hanno palesemente alcun interesse nel nostro bene, oggettivamente parlando. E che non sappiamo da dove vengono, o meglio, forse lo sappiamo, ma non ufficialmente. Eh, insomma, sappiamo veramente pochissimo di della vita di queste persone che insomma si riuniscono e decidono della nostra vita o della vita di migliaia e migliaia di persone, anzi, milioni se non miliardi. Sì, questa è la situazione che si è venuta a creare eh, togliendo eh, il velo a quella mezza finzione che è sempre stata la democrazia, però era una mezza finzione che per un po' ha funzionato. Eh, allora, meglio una monarchia costituzionale, cioè, comunque non c'è nessuna differenza. Eh. E questi discorsi però, ahimè, ci porterebbero ad, altri, eh, ad altre considerazioni che riguardano più il piano politico, storico-politico. Eh. Eh, qui restiamo alle, diciamo, al Club di Roma, e, ma perché uno può dire Club di Roma? Ho sentito poco, ma perché Club di Roma ha influenzato il World Economic Forum, ha influenzato Schwab, ha influenzato l'ONU, ha influenzato eh, il Bill and Melinda Gates Foundation.